Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Karim e oggi rispondiamo a un po' di domande che mi avete fatto negli ultimi mesi e nello specifico nell'ultimo sondaggio che ho fatto su Instagram e sotto l'ultimo video. Se sei nuovo qui sul canale generalmente parliamo di finanza personale, ma oggi appunto avrai un assaggio subito più personale sul mio passato e so auspicabilmente il mio futuro. Ma prima di tutto voglio fare un passo indietro e dare un po' un preambolo a questo video e rispondere alle domande principali che mi avete fatto, ossia che cosa ho studiato, che lavoro faccio e chi sono. Io sono un ragazzo di 28 anni che ha studiato informatica sia alla triennale che alla magistrale qui a Roma, all'Università di Roma La Sapienza. Appassionato di finanza personale e investimenti, che circa un anno fa ha iniziato questo canale su YouTube in cui parlo proprio di questo. Ed ho un lavoro dipendente scorrelato da questo. Infatti sono un big data engineer per chi è più del settore, per gli altri immaginate un informatico che tratta grandi mole di dati. Detto un po' bene o male, almeno chi sono a livello lavorativo e che cosa faccio, iniziamo subito con le prime domande. Della prima l'ha fatta Giulia, che mi ha chiesto che origini ho, se sono nato in Italia e eventualmente perché i miei genitori sono venuti in Italia. Nello specifico io sì, sono nato in Italia, però non ho origini chiaramente soltanto italiane, e questo è evidente sia dal nome che dal cognome. Nello specifico mio padre è tunisino e mia madre è italiana. Nello specifico poi mio padre è venuto qui circa 40 anni fa principalmente per le opportunità lavorative che offriva l'Italia rispetto alla Tunisia. La seconda domanda l'ha fatta Jim e l'hanno fatta anche molti altri, ossia qual è stato il mio primo lavoro e comunque quali sono stati i miei lavori in passato. Nello specifico dipende, ho fatto tantissimi lavori soprattutto durante il periodo di studi, come cameriere, bagnino, muratore e molto molto altro ancora. Però in generale dopo aver terminato l'università il primo lavoro è stato in consulenza. Nello specifico ho lavorato in Deloitte, una società di consulenza molto nota internazionale, e poi in Engineering, un'altra società, per poi arrivare in quella in cui mi trovo attualmente. Comunque in generale, se dovessi dire qual è stato il mio primo lavoro, in parte è stato quello con i miei genitori che hanno qui nel paese dove vivo una pasticceria, e poi subito dopo di questo il primo lavoro effettivamente che ho fatto è stato il manovale insieme a mio zio. Ok, la prossima domanda è in generale quali sono i miei hobby e interessi e su cosa mi piace tenermi informato. In generale ho molti interessi, sia finanza personale, informatica, così più a 360 gradi, ma anche crescita personale soprattutto, e nello specifico psicologia, filosofia e un po' tutto il pacchetto di crescita personale. Poi ci sono diverse altre cose su cui sono effettivamente interessato e guardo video e faccio cose. Una di queste è sempre stata il fai da te, che è una cosa su cui sono da sempre interessato, e un'altra è lo spazio e i pianeti più in generale e tutto ciò che ruota attorno a questo. Ma in generale ci sono anche altri interessi che però sono più periodici, quelli principali diciamo che sono questi. Poi andiamo alla prossima domanda, che ci chiede: l'ukulele lo sai suonare o è soltanto un elemento di arredo? You are my sunshine, my only sunshine. No, me l'ho sbagliato. You make me happy when skies are grey. In generale credo di aver risposto no, non lo so suonare ancora. L'idea era quello di impararlo quanto prima possibile, ma allo stato attuale ancora non l'ho imparato. Ok, detto questo andiamo poi alla prossima domanda. Qual è stato il tuo primo investimento? Se non sbaglio ne ho parlato diverse volte qui sul canale. Comunque ho iniziato con il peer-to-peer lending e il crowdfunding immobiliare, soprattutto con piattaforme estere inizialmente, ossia investivo facendo prestiti ad altre persone che pagavano diciamo degli interessi su queste quote che io gli prestavo. Il primo investimento mi sembra che è stato con Bondora o Mintos, se non mi ricordo francamente quale delle due piattaforme è stato. Comunque in generale ho un foglio Excel in cui ho tutto quanto scritto, però devo verificare qual è stata quella con cui ho iniziato per prima. Poi dopo di questa cascata sono iniziate un po' tutte le altre modalità di cui parliamo anche adesso qui sul canale. Andando avanti, la prossima domanda è: come gestisci i tuoi soldi, nel senso quanta percentuale va negli investimenti, quanta nelle spese? Ci farò sicuramente un video a riguardo su questo qua, su come distribuisco proprio il capitale. Comunque è stato abbastanza variabile soprattutto negli ultimi mesi. Fino a quando vivevo con i miei circa il 50% andava nei risparmi e il resto andava completamente investito, soprattutto perché non avevo secondo me un fondo di emergenza sufficiente da smettere di risparmiare completamente e dedicarmi soltanto agli investimenti. Ma alla fine in realtà allo stato attuale, avendo uno stile di vita abbastanza frugale, tutto quello che non spendevo andava comunque investito, quindi di fatto è stato sempre di più rispetto a quello che stimavo. Comunque su questo mi rendo conto e farò un approfondimento in cui spiegherò proprio nel dettaglio quello che faccio almeno allo stato attuale per gestire tutto quanto il capitale. E comunque per quanto riguarda soprattutto queste domande più di finanza personale e di investimenti le tratterò eventualmente in un video dedicato. Adesso prendiamo un po' più quelle più personali soprattutto. Ok, andiamo avanti, e quindi qui iniziano le domande un po' più piccanti. Cosa ne pensano i tuoi genitori di te?
Boh, francamente spero siano contenti. In generale comunque si fidano molto di me e spero siano contenti, però non so dirvi altro. Magari ci farò un'intervista dedicata in cui lo chiediamo direttamente a loro. Poi la prossima domanda è: porterai altri tipi di contenuti oltre a quelli finanziari, magari di crescita personale? In realtà ho portato diversi altri contenuti, non solo di finanza personale o di investimenti, ma anche di crescita personale già. Ma comunque in generale farò anche sì altri argomenti, sicuramente ho qualche idea, più leggeri soprattutto rispetto a quelli classici di finanza personale e di investimenti, ma comunque il focus principale poi del canale rimarrà però comunque sulla finanza personale e investimenti, che allo stato attuale almeno è quello che mi appassiona. Sei laureato? Così, ho già risposto, sono laureato in informatica triennale magistrale della Sapienza. Sei musulmano? No, allo stato attuale non sono né musulmano né battezzato per il cristianesimo principalmente, sono agnostico, il che significa che mi ritengo ignorante in materia e che non ho strumenti necessari per dire che cosa sono o che cosa non sono. Poi ci sono state una valanga di domande su quanto guadagni al mese, quanto guadagni da YouTube, farai dei video in merito, eccetera, eccetera. Ho fatto in realtà diversi video in merito in cui parlo di quanto ho guadagnato ad esempio in alcuni mesi su YouTube o di in generale quanto ho guadagnato nel 2021. Comunque in generale sì, farò un video approfondimento su tutte quante le fonti di guadagno spiegando più o meno quanto guadagno su ognuna di esse, e che è comunque molto variabile soprattutto per quanto riguarda la parte su YouTube. Sommariamente, considerando questi primi mesi del 2021, la media diciamo di tutti quanti questi lavori è stata di circa 5.000 euro lordi, ma comunque è molto variabile nel corso dei mesi, diciamo l'unica base è quella del lavoro dipendente che rimane almeno stabile. La prossima domanda è: quanto sei minimalista? Lavori di budget? Minimalista forse è un eufemismo, sono frugale. No, no, a parte gli scherzi. In generale sì, sono abbastanza minimalista, ma indipendentemente un po' dalla corrente filosofica, tra virgolette, che ricopre questa parola, ossia non mi vesto tutti i giorni con le stesse magliette o cose di questo genere, però mi piace adottare uno stile di vita comunque abbastanza minimale e non comprare ad esempio troppe cose. Quindi sì, per certi versi potrei essere minimalista, ma non ho sposato appieno la corrente di pensiero, diciamo, che ricopre questa parola. E comunque ormai lo sapete, ne ho parlato decine di volte qui sul canale, mi piace mantenere uno stile di vita molto semplice e non spendere per tutto quello di cui non ho bisogno, ad esempio, e quindi diciamo sì, per certi versi minimal. Poi la prossima domanda è: c'è stato qualcuno o qualcosa che ti ha spinto a interessarti al mondo degli investimenti? E questa è una domanda interessante. No, spinto no, è stata una cosa diciamo che ho partorito dalla mia mente. Comunque una volta che ho iniziato a lavorare e mettere da parte del capitale effettivamente, mi sono reso conto che non sapevo che cosa farci con quel capitale, perché pensavo solamente a risparmiare e volevo nel mio subconscio diciamo trovare un modo di far maturare quel capitale. E a quel punto ho iniziato a leggere il mio primo libro a tema, visto che leggevo spesso soltanto di altre cose, e questo poi mi ha aperto un po' questa finestra su questo mondo in cui poi mi sono tuffato. Un'altra domanda mi chiedeva qual è stato proprio il mio primo libro di investimenti che ho letto. In generale il primo libro proprio di investimenti che ho letto è stato Padre Ricco Padre Povero, un po' forse come tutti quanti, che è stato quello che un po' mi ha aperto questa finestra su questo mondo. Assolutamente consigliato, se non l'avete ancora letto sicuramente è un libro favoloso. Gli altri libri poi subito dopo di quello che hanno alimentato diciamo quella fiamma che quel libro aveva acceso sono stati Pensa arricchisci te stesso di Napoleon Hill e Lavoro di 4 ore a settimana di Tim Ferriss, tutti libri veramente favolosi e straconsigliati se non li avete ancora letti. La prossima domanda ci chiede: come hai fatto e come hai iniziato a fare video su YouTube? Puoi raccontare un po' il tuo percorso? Anche in generale credo anche questo di averlo raccontato in qualche live. Prima di avere un canale YouTube avevo aperto un blog che però è durato circa uno o due articoli, poi mi sono reso conto che quella non era assolutamente la mia strada e che effettivamente non mi piaceva scrivere e fare solamente articoli, ma volevo fare effettivamente dei video, e a quel punto ho registrato il mio primo video che trovate ancora qui sul canale, e poi in generale ho iniziato a fare gli altri video, inizialmente prendendo in prestito una sala riunioni nel posto in cui lavoro, facendoli la mattina presto, la sera tardi, e poi mi sono finalmente stabilizzato nella mia vecchia casa e adesso sono qui. Detto questo, le altre domande comunque mi sembrano tutte quante più o meno raggruppabili negli argomenti che abbiamo trattato all'interno di questo video, bene o male. Fatemi sapere comunque se avete anche altre domande, se vi piacciono video di questo tipo più personali in cui magari rispondo a delle domande specifiche. Sicuramente ne faremo anche altri specifici per quanto riguarda la finanza personale e gli investimenti, visto che c'erano state anche tantissime domande specifiche solamente su quello. In questo video comunque, nonostante molte delle domande sono state abbastanza personali, c'è una cosa che effettivamente non vi ho detto, che è quella di lasciare un mi piace per l'algoritmo di YouTube se ancora non l'avete fatto. Detto questo però, grazie mille per aver guardato tutto il video fino alla fine, sentiti libero di aggiungermi anche su Instagram, posto anche lì dei contenuti ogni giorno a tema più personale anche e di investimento. Se sei arrivato qui fino alla fine del video ti ringrazio
ringrazio molto, amico mio. Lascia un mi piace per l'algoritmo di YouTube e iscriviti se ancora non l'hai fatto per non perderti altri futuri video come questo e anche a tema più di finanza personale e di investimenti. E noi ci vediamo la prossima settimana in un prossimo video. Ciao. 12 seconds later. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know me, how much I love you. Basta.